Guardi, è molto grave quello che è stato detto ieri in conferenza stampa. Primo il metodo. Dopo 9 mesi tu prendi una decisione che sai che non potrà mai essere efficacemente attuata senza consultare i sindaci. Siccome conosco la sensibilità istituzionale del Presidente Conte, questa è una scivolata che va immediatamente corretta. La seconda. I sindaci che ogni giorno senza soldi e senza personale cercano di arginare l'epidemia sociale, economica del lavoro, è un contagio criminale che aumenta, adesso devono anche disporre dei mini coprifuoco che negli altri paesi fanno i governi, che dispongono delle forze di polizia. Io immagino come lo potremmo fare senza avere gli straordinari per pagare la polizia municipale. Un po' appare, questo davvero è sgradevole e provoca amarezza, quella frase che a me non piace, però rende dello scaricabarile, cioè da un punto di vista politico il governo sta indicando il dito e nasconde la luna. Quindi lei dice che però questo dipende soprattutto dalla mancanza di risorse e di uomini, insomma, in capo ai comuni. E questo, insomma, è il motivo Ma guardi, principale. anche un po', devo dire, già parlare di coprifuoco è una parola che ti fa venire un brivido dietro la schiena. Che lo si Sì. lasci al sindaco del piccolo comune o della grande città di chiudere la piazza, il vicolo, la via o il borgo, dove tra l'altro il tema della movida con questa stretta sugli orari io condivido perché per il resto il documento mi sembra equilibrato. È evidente che non è questo il tema centrale, però si scaricherà, come si vede dalle interviste di stamattina che ci stanno chiamando ognuno di noi, ovviamente da tutta Sì. Italia, si scarica sul sindaco quasi a fare un'altra volta apparire che il problema oggi del contagio sia il ristorante, sia il bar o come in Campania la scuola, mentre invece non si risponde, devo dire continua a rispondersi in maniera non efficace, di che cosa è stato fatto, soprattutto in alcuni territori e nelle regioni, per alzare il livello di tutela della salute pubblica e scongiurare quello che appare, lei l'ha chiamato giustamente la stretta soft, a me sembra, come diciamo dalle nostre parti, quell'indorare la pillola per prepararci a misure più restrittive, questo mi sembra abbastanza evidente. E scaricano sul sindaco che chiaramente si trova di fronte senza quelle risorse umane ed economiche, ma anche devo dire la sgradevolezza che un sindaco debba chiudere, diciamo, una strada, una piazza senza avere la possibilità di attuare poi quella misura è davvero un qualcosa che dopo 9 mesi lascia sconcertati. Sindaco, un'ultima cosa, so che si è riaccesa, si è rinfiammata, diciamo, la polemica tra lei e il presidente della Regione Campania De Luca. Cosa pensa della chiusura per 2 settimane di scuole e università nella sua regione? Ma guardi, io condivido in questo il decreto del Presidente Conte, insomma è stata una misura anche questa per far apparire che il problema è la scuola, quando invece attualmente la scuola è il luogo in cui c'è il minor numero di contagi e non dare conto invece che i numeri purtroppo sono drammaticamente preoccupanti sulla sanità, cioè noi non abbiamo una unità di assistenza domiciliare, i reparti ospedalieri quasi già saturi, si è dato l'ordine alle persone di non ricoverarsi per altre patologie, se il problema è la scuola vuol dire anche qua che il Presidente ha alzato bandierina bianca e sta scaricando sulla scuola, sui ristoratori, perché abbiamo misure molto più restrittive qua che hanno messo in ginocchio la Campania, facendo addirittura intendere al paese che la Campania è come se fosse la Lombardia di 9 mesi fa, quando invece, ringraziando a Dio, i numeri per ora, soprattutto dei decessi, sono lungamente, lungamente lontani. Quindi è questo il tema, se posso consentirmi, di incominciare a dar conto sulla sanità. È Sì, questo quello che manca. senti un'ultima cosa, adesso che farete come sindaci, come ANCI? Ma vediamo, perché innanzitutto abbiamo abbandonato il tavolo. Io credo che il Presidente debba correggere innanzitutto la scorrettezza istituzionale nei confronti dei sindaci e si debba trovare come sempre un punto di equilibrio, perché i sindaci comunque ci sono sempre, non si tirano mai indietro, però manca proprio quel rispetto, no? Quel senso di Repubblica che viene meno con quelle dichiarazioni fatte. Capisco la stanchezza anche del Presidente, capisco il momento di difficoltà, però non possono pagare sempre i cittadini e i sindaci. È venuto il momento che chi ha responsabilità, soprattutto sulla sanità, dia delle risposte diverse. Grazie e buon lavoro al Grazie a sindaco voi, di buon Napoli lavoro, De arrivederci. Magistris.